Buon pomeriggio dalla sesta giornata del Giffoni Film Festival 2022. Oggi siamo in compagnia di un attore italiano molto giovane ma che ha all'attivo già diversi progetti molto importanti. Perciò buon pomeriggio ad Andrea Arcangeli. Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi. Allora, iniziamo con una domanda molto generale, ovvero che cos'è per te il Giffoni e qual è la cosa di questa manifestazione che ti colpisce di più? Beh, io ero stato a Giffoni 4 anni fa e non sapevo bene cosa aspettarmi ed era stato, mi ricordo, travolgente. Totalmente. E presentavamo un film ed era Day di Cosimo Terlizzi. Per cui quando mi sono chiesto di tornare, in qualche modo avevo avuto la sensazione dei giorni successivi, nonostante quei dibattiti, le interviste erano state diverse dai soliti festival, avevo avuto la sensazione di poter fare di più, di poter dire di più, poter dire più cose. E per cui quando poi mi hanno chiesto di tornare ho detto ok, perfetto, l'occasione, solo che adesso non so più che dire perché non sono dimenticato le cose nel frattempo, però sì, c'è qualcosa di vibrante che sicuramente è speciale a suo modo. Ok, allora parliamo di altro, di Giffoni. Infatti noi qualche mese fa abbiamo avuto il piacere di intervistare il regista tenuto di Caligura, Matteo Fresi, e quindi volevamo parlare un po' di questo film, perché quello che ci ha colpito è stato il fatto che tu hai recitato in questo film senza parlare, ovviamente, perché il tuo personaggio è muto, perciò come sei riuscito a ricalibrare il tuo modo di recitare adattandolo ad un personaggio del genere, che è inusuale sia nel cinema in generale ma soprattutto nel cinema italiano? Lì era un'altra sfida enorme che mi faceva paura tantissimo, perché significava privare l'attore di uno dei suoi mezzi espressivi, che era la parola. E in più anche lì era ambientato in un'epoca diversa, brutale, per cui bisognava fare un lavoro che all'inizio per me era un po' sconosciuto. E la prima cosa che mi è venuta istintiva a fare, insomma, lavorare con dei ragazzi sordi di un'associazione e cercare di capire con loro se potevo anche trovare delle reference, anche perché quello era un periodo storico, insomma, metà 800, in cui in Sardegna non era ancora diffusa la linguaggio dei segni, per cui mi sono sempre chiesto come parla, come cresce un ragazzo all'epoca con una condizione del genere. E quindi poi lavorando anche con Matteo, con il regista, ci siamo resi conto che uno, non volevamo fare delle cose macchietta e quindi che potessero risultare grottesche in alcun modo, per cui in qualche modo poi alla fine gli occhi sono diventati il mezzo espressivo principale del personaggio, e durante le scene mi rendevo conto che la difficoltà principale era di non avere paura di dover fare di più, quindi di dover compensare la mancanza della parola con una fisicità esagerata. Per cui è stato uno di quei casi in cui il lavoro è venuto anche facendolo, insomma, abbiamo capito il personaggio facendolo. Insomma, avevo creato dei paletti all'inizio prima di iniziare a girare, per cui era una sorta di bolla contenuta, e poi sul set abbiamo scoperto il personaggio, e questo è stato una cosa più bella. Quindi avete chiesto consiglio a delle persone realmente non udenti. Sì. È stato quindi un modo anche per coinvolgere queste persone all'interno dell'industria cinematografica, visto che spesso non vengono rappresentate e non vengono considerate quando si tratta appunto di rappresentarle. Sì, come tante categorie vivono delle difficoltà enormi, e quando invece, come dimostra il film Coda, che insomma, ha vinto gli Oscar l'anno scorso, probabilmente tante volte rappresentano anche dei valori aggiunti, e per cui per me è stato fondamentale. Tra l'altro loro mi hanno aperto a una quantità di film che per me sono diventate delle reference fondamentali, in cui sono degli attori sordomuti che lavorano, per cui per me personalmente il loro contributo era fondamentale. E sono contento, e lo dico ogni volta che c'è stata un'intervista sul muto di Caligura, perché per me sono stati fondamentali. Loro vivono la loro battaglia per trovare un posto anche nell'industria cinematografica rischia di essere poco inclusiva delle volte. Ok, e c'è stato un altro ruolo durante la tua carriera che magari ha richiesto una sfida del genere, non magari appunto relativa al fatto di non poter parlare, però in generale un ruolo particolarmente duro
da portare poi sullo schermo? Beh, sì, in un modo o in un altro sono stati tanti di ruoli che sono stati complessi. Sicuramente il film su Roberto Baggio mi ha richiesto un lavoro lunghissimo di preparazione che non potevo affrontare totalmente da solo. Tutta la preparazione fisica è stata fatta con dei preparatori atletici, ma paradossalmente anche quando ho girato l'anno scorso il film per Sky La donna per me, era anch'esso un linguaggio di commedia al quale io non ero totalmente abituato, e anch'esso è stata una sfida a suo modo. E forse questo forse è il fil rouge che collega tutti i progetti che ho avuto la fortuna di fare per ora. Però sì, alla fine di ogni film io mi sento come se mi fossi svenato, dato due braccia, però col senno di poi li rifarei tutti. Ok, per l'ultima domanda dobbiamo ritornare al Cifoni, perché il tema di quest'anno è Invisibili, perciò noi chiediamo in queste interviste un pensiero su questa parola, su cosa vuol dire per te appunto Invisibili, a cosa ti fa pensare? Ma Invisibile ha una doppia valenza, perché Invisibile è uno stato che uno subisce tante volte, subire l'essere invisibile. Io personalmente tante volte è uno stato che ricerco, quello di essere invisibile anche all'interno di una situazione familiare, o non per forza in giro per strada, non voglio essere riconosciuto perché altri vivono questa condizione molto più sviluppata di me. Però essere invisibile in qualche modo lo stesso, invisibile agli occhi degli altri ti permette di essere forse più visibile agli occhi tuoi, quindi dipende da come ti svegli, è una valenza che ti può un po' sotterrare delle volte e dalle altre invece può essere un valore aggiunto, l'importante è che non sei invisibile ai tuoi occhi, secondo me. Giustissimo. Allora, grazie mille per queste risposte e ti chiedo un saluto per la nostra trasmissione che è dalla Allo Zemeckis. Un saluto dalla Allo Zemeckis, da Andrea Arcangeli. Vi auguro buon lavoro, buon ascolto e buona vita. Grazie, allora noi ringraziamo te e speriamo di vederci in Calabria prima o poi. Assolutamente sì, assolutamente.